Signori, buonasera e ben trovati, buonasera. Serata travente, serata splendida, secondo me, grafica, il centro studi è con le bravissime persone della promozione, della grafica, del Teatro Stabile, ci hanno concesso questa bellissima immagine per evocare questo ricordo del Travette, e stasera sarà una serata in amicizia, un'amicizia legata alla storia del teatro piemontese, legata alla lingua piemontese. Ringrazio il Centro Studi del Teatro Stabile, ringrazio il Teatro Stabile che ci ha concesso questa opportunità, per noi è un'opportunità, vedrete dei grandi personaggi che hanno fatto la storia del teatro in generale, ma del teatro in lingua piemontese in particolare. Se la regia mi dà un po' di luce in sala, questo non era previsto, ma volevo salutare degli amici perché ci sono tantissimi amici, si può avere una mezza sala, un po' di luce in sala, grazie, perfetto. E Cesare Chiesa, Fondazione Ieri, infatti la Fondazione del Senso, che con tanta attenzione cura tutta la storia di questo personaggio straordinario, giornalista, scrittore, adesso ne parleremo in un dibattito. Ti ringrazio. Albina Malerba del Centro Studi Piemontesi, grazie Albina. Centro Studi che si batte da sempre con editoria, con tantissimi studi, con incontri, convegni e quant'altro. Grazie Albina. Sabrina Gonzato dell'Associazione Culturale Lingua DOC. Buonasera a tutti, una bellissima occasione questa di sentire parlare finalmente in piemontese da persone che il piemontese lo sanno parlare veramente bene, con la dizione giusta. Esatto, grazie Sabrina. Ma degli amici, dei grandi attori qui, Adolfo Fenoglio, ecco, non puoi essere e tanti altri, vedo anche qui Franco Barbero, dove l'ho visto? Eccolo qua, Franco Barbero. È una grande compatriota. Poi dimentico sicuramente qualche personaggio che stasera qui è presente in sala, e mi scuso già da adesso. Allievi, attori, qualche gruppo di teatro amatoriale fondamentale per la cultura piemontese. Ho visto prima Sergio Riotti, La Gattolla, tanti amici, ne vedo anche là Alfonso Cipolla e tanti altri che per era non eccolo lì, ciao. La cultura e l'impegno per il teatro in piemontese, per la storia del nostro Piemonte. Abbiamo iniziato e inizieremo con un piccolo dibattito, 15 minuti, per raccontare un po' che cos'era quella Torino, la Torino del 1863, quando Versezio scrive questa pietra miliare del teatro in piemontese. Per questa ragione invito qui tre grandi personaggi. Bruno Guaraglia, vieni Bruno, Pietro Crivellaro, venite, e Mario Bruce. Allora, sedetevi voi, accomodatevi, dovete fare un po' di contorsione perché abbiamo anche qualche contributo video dei filmati. Pensate che nei primi anni 80, quando era nata la terza rete, Orlando si ricorda bene con il telegiornale, con tutti i programmi culturali che ha fatto il Rai, nasce l'esigenza anche di portare con rubriche regionali la testimonianza di cos'è la storia del Piemonte. Ho trovato questa piccola perla e una chicca, vediamo questo primo filmato, questa prima clip, e poi iniziamo il nostro dialogo. Via il filmato. Un trio d'eccezioni, direi. Tre Travette. Il più celebre personaggio del teatro piemontese è qui rappresentato. Angelo Alessio, Travette 1931,
Carlo Campanini, travette cinematografico del film di Mario Soldati 1945, Gipo Farassino, travette televisivo. Tre travette, tre generazioni, direi non a confronto, no? Insieme. Ma per me è una rettifica. Il mio primo travette, non travette, ma il personaggio Barbarot, che è il brillante lì del lavoro, il mio è venuto dunque nel 1927 e abbiamo recitato con la compagnia Casaleggio davanti a tutti i reali, c'era tutta la famiglia reale. Ah. E mi ricordo che quando abbiamo finito ha detto a Casaleggio: "Fa tanti complimenti, è proprio piacevole", e mi ha fatto effetto sentirlo parlare piemontese. E la dire: "Ale tanca la sta compagnia?" "Oh sì, che guardare quasi 30 anni. Ma coi due lì no", ha detto alla prima donna lì, la Marianin, e a me, a Custicile, Magda Poc, a Voria Bendì. E poi dopo ci ha dato un regalo a ognuno. Io e al Cavagnolo, famoso, ci ha regalato due medaglie. E Cavagnolo il giorno dopo ha fatto mettere a sua maestà a amare Cavagnolo. E ti la snaffa lo fieno, alla Nendimlo. Allora, signor Alessio, ci parli del suo travette 1931. Io anzi vi lascio perché tre travette ce n'è già. Naturalmente travette è quello che ha ragione. Poveraccio, per 4 anni è trattato male dal figlio, dalla moglie, dal capo ufficio, e allora arriva il momento che si sfroga. C'ha una bella scena drammatica, la guanta quasi per gli stracci, come si dice. Sì. È stato un bel successo. Un successo di pubblico e di critica anche. Successo che si è ripetuto a Torino per parecchie sere e poi anche all'estero. Noi andavamo sovente a Monte Carlo, precisamente a Bussoleil. Lì il successo di Bussoleil direi ha superato quello di Torino. Sempre in piemontese. Sempre in piemontese, naturalmente. Ecco, invece il travetto, a me interessa perché mi affronto questo grosso impegno. Il travetto che io ho visto, io non ho avuto la fortuna né l'onore di vedere il travetto di Alessio, però il travetto in film con Carlo Campanini, l'hai visto, è stato un fatto eccezionale per me. Cioè, soprattutto come atmosfera, e vorrei, se è possibile, che mi parlasse un pochino di questa atmosfera del travette che lei è riuscito a dare appunto insieme all'apporto della regia di Mario Soldati. Io ho approfittato un po' di tutti gli illustri che mi hanno preceduto. Mi ricordava il So, mi ricordava Casaleggio, e mi ricordava Testa, Dante Testa, che era veramente un grande promiscuo, perché Mindasi avende le gaseuse a Rossini, no? Perché le viene ai De Sol per in tre. E poi me lo vedevo quando andava su quel velario, per me era come oggi un astronomo che vede la vita su Marte e capia più niente. E allora vendia neanche, perché avventava crie. Chi comanda la gaseuse? E si foi della vaniglia, amico, il si foi di. Cosa sui si foi di? È una specie di spuma fatta con. Insomma, e allora io vedevo loro. Quando siamo andati a fare il film, Mario Soldati, che mi sentirà, mi ha detto: "San Carlo, io ho visto che tu il personaggio l'hai già assimilato, fatti", e mi ha lasciato fare. Ecco, questo era un bellissimo ricordo. Mario, tu, tutti questi attori e questi personaggi li hai incrociati, tra l'altro il presentatore, il conduttore era Massimo Scaglione, per chi non ha riconosciuto. Ti cedo un microfono, se tra l'altro la regia può mandare il video un po' dei grandi interpreti del teatro piemontese, mentre Mario si è recitato da questa situazione dei travette. Poi tu hai attraversato, sei partito facendo Pauline con Macario nel 71, raccontaci. Sì, sono onoratissimo, buonasera a tutti, perché è un bel traguardo questo di essere arrivato a vedere gli altri travette e anche questi tre che stupendi personaggi, Scaglione, Campanini e Alessio, sono stati, li ho conosciuti, ho lavorato con loro,
principe naturalmente, ma soprattutto con Alessio, che è il più anziano, avevamo un bel rapporto perché lui lavorava alla radio. Lavorava alla radio e faceva anche gli sceneggiati e piaceva ai registi che venivano a Torino a produrre gli sceneggiati radiofonici. E un regista gli ha addirittura fatto fare Tarzan. Sì, il personaggio è fatto. Una cosa incredibile, perché questo accento piemontese così schietto, così naturale che aveva Alessio, era alla radio qualcosa di incredibile, che fosse Tarzan. Sì, sì, surreale. Decisamente surreale. Bruno, questo travetto, invece entriamo a bomba sul testo, sulle travette, su cosa si può narrare. Tu che sei critico letterario, Bersenzio è stato un grandissimo personaggio, è partito primo fondatore della Stampa, tra l'altro il giornale col quale tu tanti anni hai collaborato, ecco, un ritratto. Allora, ma qua e là, a proposito di Stampa, Bersenzio fonda la Gazzetta Piemontese, che poi diverrà la Stampa, e questo mi permette di ricordare che da poco è uscita una pubblicazione voluta e curata egregiamente dalla Fondazione Bersenzio su Bersenzio e la Montonegliana. Qual è il nesso? Il nesso è questo, che attraverso la penna di Giuseppe Culicchia si ricostruisce la storia della Mola Antonelliana come fu raccontata sulla Gazzetta Piemontese da Bersenzio in articoli non firmati, ma che si possono naturalmente attribuire. E c'è una coincidenza felice, se vogliamo, perché il 1863, l'anno in cui viene approvato dal Consiglio Comunale il progetto per la Mola Antonelliana, va in scena per la prima volta il travetto. Ma quello che vorrei dire su un piano più letterario, e quindi stando sulla parola, travette, si parla di travette e non si indugia mai sulla radice del termine. Tu prima hai citato l'opera meritoria negli anni del centro studi piemontesi. Ecco, se noi andiamo ad aprire il repertorio etimologico piemontese, troviamo anche la voce travette. E la voce travette, storicamente, è una voce al negativo. È una voce che ci riporta al travicello, ci riporta ad una figura di scarsa consistenza morale. È una storia etimologica che si fa risalire fino a Fedro. Bersenzio che cosa fa? Bersenzio ribalta questa interpretazione, perché travette è una figura naturalmente, sicuramente positiva. È un signore che ha un valore assoluto, che è la pazienza, il senso del dovere, il senso dello Stato, ma che di fronte all'onore non transige e lo fa valere fino in fondo. Questo, in questo lo riassumerei. Volevo dire ancora una cosa, che se c'è una critica da fare al travette, questa critica la fa lo stesso Bersenzio nella prefazione all'edizione italiana, laddove lui lascia intendere che la sua simpatia non va tanto all'impiegato regio che cerca di portare a casa il pane sicuro con il posto fisso a costo, e travetto lo dimostra, di un rischio fortissimo che incontra la sua dignità personale, per esempio la sua indipendenza, e sollecita in quella determinata stagione storica a guardare all'industria, al commercio, come ad altre fonti di reddito. Insomma, a Torino coesistono il travette e di lì a qualche anno la nascita di un'industria come la Fiat, e cioè l'intelligenza industriale. Ti ringrazio moltissimo. E Torino nel 1863, Pietro, mentre scorrono le immagini di queste belle diapositive che ci hai portato, raccontaci com'era questa Torino, come viveva quell'Italia e che cosa succedeva. Allora, mentre scorrono delle immagini un po' a raffica, la prima cosa che dobbiamo ricordare è che Torino, da capitale del Regno di Sardegna, è appena diventata capitale del Regno d'Italia, 17 marzo 1861. E qui scorrono delle immagini, pensiamo al Parlamento che si riunisce a Torino. E dove si riunisce? Molti hanno presente il Parlamento di Palazzo Carignano, ma era troppo piccolo quello lì. Dove l'hanno costruito? L'hanno costruito nel cortile,
un enorme, è passata l'immagine, poi tornerà, un enorme padiglione di ferro e di vetro dove ci stanno tutti i deputati che arrivano da tutta Italia. Manca ancora il Lazio e Roma, che arriverà alla fine del 1870. Ma nel frattempo... Nel frattempo? Che quell'estate è successo anche un episodio singolare, che i torinesi, guardando l'orizzonte, vedono le Alpi, vedono il Monviso e vogliono andarlo a scalare, anche loro come italiani, perché due anni prima è stato già scalato dagli inglesi. E chi è che capeggia questa spedizione di riconquista, diciamo così, del Monviso? Un uomo politico che faceva il professore, che è il biellese Quintino Serra, che è appena stato ministro delle finanze e al Castello del Valentino fonda il Club Alpino. Ma cosa ha già fondato al Castello del Valentino? Ha già fondato la scuola d'applicazione per gli ingegneri. Quella foto del Castello del Valentino che avete visto è una foto Eccoci. Che ha fatto Eccolo qua. Suo fratello Giuseppe Venanzio, pioniere della fotografia e industriale tessile a Vienna. Senti, senti una cosa adesso, non ti voglio interrompere, ma abbiamo i tempi stretti. Cosa hai in quel foglio lì in mano? C'è una cosa da dire ancora su quelle immagini. Sì, tutta questa vicenda crolla l'anno dopo con la convenzione di settembre, perché Torino perde la capitale, che deve emigrare a Firenze, e succedono dei tafferugli con un massacro pazzesco, più di 100 morti. Ecco, la Torino del Travet capita in questo clima qui. Sì, ma facciamo questo gag di spalle comico. Che foglio è questo? Però devo cambiare gli occhiali, caro. È una raccomandazione d'epoca, una raccomandazione che tira in ballo Giovanni Battista Bottero, tra i fondatori e attuale direttore della Gazzetta del Popolo, 1862, che ha appena scritto al ministro delle finanze, il giovane Quintino Sella, che gli risponde: onorevole signore, ho preso informazioni del di lei raccomandato signor Achille Grilli, che egli è un impiegato meritevole. Mi rincresce di non essere in grado per il momento di secondare i di lei voti, togliendolo dalla manifattura dei tabacchi, ove la sua opera è necessaria, ma non mancherò di averne presente i titoli con l'opportunità della prossima organizzazione. Il vostro affezionatissimo Quintino Sella. Ecco, anche i padri della patria facevano la raccomandazione. Ecco. Allora, per chiudere questo giro, pregherei la regia di mandare in onda la produzione del Teatro Stabile con Macario, che fa il Travet nel 1971, da regia di Colli, e tu sei Paolini. Sì, è stata una fortuna nel 1971 fare Paolini con Macario, che c'è questo aneddoto che è importante però. La prima lettura l'abbiamo fatta qui, nel Teatro Gobetti, con Macario, il regista Colli e tutta la compagnia. Il copione era quello della tradizione, ma alla fine della lettura Macario ha detto basta, sveduma domà, e il giorno dopo ci siamo visti con un altro copione. Bellissimo. Poi Mario, c'è un'edizione, possiamo passare all'altro video, c'è un'edizione poi dell'87 con la regia di Gregoretti, con Paolo Bonacelli, che fa il Travet romano, diciamo un'edizione un po' della contestazione, un bel Travet, ma naturalmente non parlato in lingua piemontese. Vediamo anche qua qualche immagine di quel Travet che appunto passò la storia soprattutto per la contestazione. Sì. Ma
da un non piemontese. Sì, parlate in lingua piemontese. Tutti i piemontesi. C'era Adolfo Fenoglio che... C'era Adolfo Fenoglio che... parlava bene piemontese. Invece poi ci sono altre edizioni che stasera racconteremo durante la nostra lettura. Quella di Massimo Scaglione dell'82, fatta per la RAI e precedentemente e anche successivamente per il teatro, e quella di Oliviero Corbetta, dove tu eri Travet, questo nel 2002. E, il tutto nasce anche da una straordinaria memoria, che è la memoria di un altro piemontese famosissimo, Mario Soldati, che nel 45, pensate, questo film viene realizzato nel 45, Le miserie mi si travette, con Carlo Campanini che fa Travette, con Gino Cervi che fa il Commendatur e con Barbarotti che è un giovanissimo Alberto Sordi, e il 3 gennaio del 54 in prima serata va in onda questo spettacolare, ecco, vediamo le immagini, il primo film trasmesso dalla nascente televisione italiana. Ecco, il Travette quindi pensa, arriva in prima serata il giorno dell'inaugurazione delle trasmissioni televisive, è incredibile. È una cosa pazzesca, palinsesto pazzesco. E quell'edizione dell'82, poi la vedremo quando adesso faremo la lettura, tu invece ti trasformi e diventi Barbarotti. Sì, Barbarotti, sì. Quindi hai fatto nel miserie sul Travette Paolino Barbarotti e poi ragazzi. Maria Vini non lo posso fare. No. Signori, io vi ringrazio, salutiamo, potete accomodare Pietro Chiovellaro, Bruno 40, Mario Brusa si prepara, prego di venire a prendere le poltroncine, perché adesso iniziamo con il vero e proprio spettacolo. Abbiamo proposto una lettura, che naturalmente non è la lettura integrale, ma faremo esattamente il testo originario, per cui è in un piemontese stretto, in una lingua che è quella ottocentesca, credo che sia comunque comprensibile alla gran parte delle persone che sono in sala, forse i giovani avranno qualche difficoltà, ma vedrete che l'abilità di questi straordinari attori farà superare le piccole reticenze magari di comprensione immediata della lingua piemontese. Abbiamo scelto una linea filologica seria per dare la dimensione vera di come è nata questa commedia, di come poi tutto sommato, nonostante il diniego della cultura del territorio, della cultura piemontese, anche oggi, ancora adesso, insomma, riusciamo a riproporla, vorremmo riproporla in uno spettacolo, chissà, speriamo e ci affidiamo a tutto l'entusiasmo che possiamo dare e il desiderio ovviamente di portarlo poi con un'edizione vera e teatrale. A questo punto non posso che presentare gli attori della serata. Signore e signori, Danilo Bruni. Roberto Go. Mario Zucca. Rosalba Bongiovanni, Mario Brusa, adesso però vi dico anche i personaggi perché sennò diventa... Roberto Go sarà un cattivissimo Capsesiu, Rosalba Bongiovanni, Madame Travette. Ma come l'hai detto bene. Ti ringrazio. Mario Brusa, Travette. Grazie. Mario Zucca, Giacchetta. Grazie. E Danilo Bruni, il Commendatur. Signori e signori, a questo punto, atto primo, Le miserie, Monsieur Travette. Santa pazienza. Aspero! Ciao la serva! Sono in piazza! E Marianì? Ciao un pochino! Marianì! Aspero!
non mi risponda a qualche parola di verte che tu mi dovessi. Marianina è capace di sicura che già una pigra. I vado a cercare la mente, pia la masna un momento, sta fermo, ne Carlo tu canelli che ieri su le pretagliette. La guarda il femmino per te la specie adesso, dai un potino di rosa, sto birichini, sì. Marianin, Marianin. Ce l'hanno, se travette. Oh diavolo, panate. Che era lei Simons? Sì, sono un panout. È sempre grassioso come una rosa. Io trovo la porta aperta. Lei con la testa bella di mia serva che la sala aperta quando è andata in piazza. Fa sempre parei. Ma che scusa, mi serve mia figlia. Non si trovate, io devo sempre parlare. Maria Mimma, che sono più fino a qua al bianco se con un'ora, le manca per pidere c'è al paese, chiaro che per smai Piero, per sua funna ci mandava a spasa 5-6 volte, e adesso le proprio a chi è che vi parli? E a lei che mi l'uffici, che è molto ben da fare. Allora vi aspettano un'altra mia bottega, ma lei è un bel pesca, passa per il nas, ma che volta da un'altra, perché prende a suoi fissi. Alle pillon? No, no, alle pavere, salvo, è molto ben più comodo. Busa Roma, ma smia adesso è la brasa. Nassio, ma bella pietista, benedetta masna. E te lasci sempre si brasa misto, c'è. Santa pazienza, io spasiccia la mia tutta la notte, e vado così. Ampino fe! Io ne cose da mandare avanti, mi per pasta sia guardino, look. Alle vera, che si accomoda, monsuccio, per te. E sta benissimo per lei. Ma in Grecia ricevo un custo prima, ma io appena finito adesso a farmi la barba. E guardo qua queste cose lì. Che sarà lui per suo credit? Sì, signor. Ah, ecco, sono veramente mortificato. Lo servia, per ancora non pagare. No, signor. Alle di bei mesca nella salame. Che corretta che... Sua signora porta il mantello da lui, le veste zette, poi appago neanche il panate. Un suo ciabatto, lui lì lo riguarda ne. Cosa? Ma riguarda ne San Pago, no? Che paga almeno una conti. E per proprio ne, in questo momento, sì, a qualche dì, avrei una gratificazione. Sì, con quella gratificazione non è pesca, fa spasice. Se sua funna andessa nel tan a spasco la moda, l'avessa nel tanta ambizione, spendessa nel tan. Dai la che le prende. Io lo prego, non imparare alcune cose, bisogna ben che mia funna tenga il suo rango. Perché lo dice? Alla fai una gran bufaria, donessa Maria, quanca la via già una figlia grandino. La somma si discorsa, che fa sempre così. Mia femmina l'avrà il suo difetto, ma lei è una brava donna, e sono sicuro sua affessione. Ma l'avessi almeno un po' dote, non tanta vanità, che non la sa parlare. A sa che vi sono un buca d'oro, e con chiel pesarone, a lei fin da masnacca con la somma. Ma lui anche il stipendio? Il stipendio mi dai 2.400 lire. Cosa la Maclon, dopo tanti anni in carica? 32 anni! E capisco che per nene andennanza, di da qui è che tu ti accosta tre volte più. E chi è il massimo che le buonon, che sono sicuro che se la sa mangiare. Ecco, musso già che... Che guarda almeno adesso d'artesa che maniera che sa che travai fuori via! E io per tempo, importo pure a travai a casa agli uffici per la sera. Stanotte, io sono stai sui fini a me sbot per finire in gran stato. Sua funna e sua figlia che ha spinto guadagnè qualche travai. Cosa dislo? Vorillo che fai sulla sartoira o la fasosa? Perché no? E il decoro? Bravo, il decoro scusate a me ne pagati i debiti. Ma che fa sapere, sì? Ma lei che le è sempre stata parecchia. Guardi, una trentena d'anni fa strattava giusto a cercare una carriera sia chiaro che me. Io ero un po' ridiato tutti e due, ma io ero onesto e la mia buona aveva travagliato e mi mancavo neanche un po' di là. A chi aveva offrire una piazza in tal commercio? Che era un fiel di impiegatusca la via, la sai, niente altro che una città pensione a sua madre. E a smiaia che fissano un degradesse. Mi accorgo che la di me bella amico mi indigna sia un mi, ramassa una bottega a mi. Portai il pacchetto per te, in me, ni ras, an man, piuttosto mai rut fam. Mi pare che erano impiegato e questo con me. Beh, dopo aver supplicato col po' e col pro, all'intra volontari, alla terraia verde finché la fossi, e finalmente alle passa a scrivano, dopo 32 anni, che guarda che miracolo. Non c'è. Ma invece me la viene niente così per me. E sono andato da un panate, fai i conti, scrive lettere, e poi dopo tutto, io ero messa la bottega con tanta finché era da usogno, e porta fino al cavagne. E sono niente di disonore per loro, perché io non travaglio un est che disonoro. Il principale aveva capito che era buono a che cosa, che viria, che pedia fe. Io mi chiamo in grazia, e ha cominciato a succedere per un quarto. Mi ho fatto economia, e poi ho fatto i fondi del negozio, finché adesso che quel povero male morto. E sono socio per la metà con Sofia in CTB che senza me a Sabria ne avesse. Il umano negozio è pieno lì, se più in cammina tutti i ring. E sono fame una fortuna.
in una posizione in tal mondo, sono pianta di indipendente, e non so che di urca mastrapassa, e poi se di sono un campiasse, e non è un chinem e non san sen, perché aspetto tan sen di produzioni auto, e devo un sen lunghe son, se chi ave trovai. Sì, 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 che le stai ben fortuna, mi invece io vi ci malheur, prima fanno a trovare e meno vado a Nanzo, e vedo per sé vensi barbis, tanti che fanno niente. Adesso è ancora un capazzesi un che le bestia se unica. E chi se fa perché, per non essere, è un perseguita. Alle 4 anni che devo venire a consumo, e arrivare a tutti sti affè, e la sempre dove me la sendare, per piacere qui a le 9 province. Pazienza! A me fa sperare almeno una gratificazione e mi l'aspetto da un dia all'altro. Mia funna aveva giusto il comandante, me cap di visione. Quello era un bravo uomo, a severo, ma bene a giustizia. E un cui uomini una volta cavallo tanto oro come peso. Alle tempeste, che era in relazione con la famiglia di Avuna, la vedula masnauta, pare, e alla via una certa affezione, e poi sapendo come succede, un va da una parte, l'altra va dall'altra, e io non mai più vedesse. Dal caso che sul commendator, il cap di visione del commendator, venne Stefan sì su da noi. E un bel dia trovò mia funna sulla scala e alla guarda e mi ha riconosciuta e la ferma e diciamo e ha persuasa che le proprie con la figlia che ieri 30 anni fa a farsi essere di lui. E come la calessi e cosa fa, e cos'era, a sapere tutte le domande che fanno, a sentire la funna di un son piegato e mi riconosce per tagliare più. As mia che non vota neanche a me, e as degna da me tanta per le visite per le cizzura, e mia allora è spero. Forse travette, vuole protesse un lega, guarda un po', che si ubrine grugnose. Come sarei io, sua signora le giù, alle pele. Con sua giacchetta, e prometto, non ne facessi il suo sto argomento. Il conosco mia funna e conosco il cocco, il galantone del commendatore, e i suoi che sono incapaci. Va bene, ma non da sera, subito male. Basta. Parlo ma d'altro. Per me credit che sono insieme. Cosa? Mi a Pauline, il figlio mio antico principale, vedi ben come sa a me, alle bambini fruttini parei da figli, non c'è parei da masna, malancor, come che ne pochi. Alena partì a meis, che è triste che ti era sospir da fendermi in avente. Adesso per ieri sono a me a sapere che quello è un buon nome. A ciama di 30 mi fisse per cocchiare impiegato, sa Carlotta, che ha il capello verde tranquillamente indipendente. Io invece se fai lunga era assunta e io finì per tirare fuori il verbo, ma per quel fiore a me ha distinto. All'è innamorata sua figlia e alla faglia c'è me e chieda la risposta che vi ha dato l'impiegato pare che è lei lo vera. Già che è vera. Possibile che sia così, Fabiocco? Un soggetto che lo prego di essere antico. Credo che anche Panatessi è una persona disonorata. Mi no, ma... Che la manda spazio di me partica spesso spettesse. Ma capisco che ogni famiglia per sua maniera la sua convenienza. Per rispettare di Lord, Paolina l'ha una bella fortuna. All'è non che mi guardo. All'è un bravo figlio. Io non è qua, ma fa niente per me. All'è poi perché che l'ha da fare, ma per sua figlia? Mia figlia farà mai sempre non che me so fare. Andrà a sarà sempre che non vuol fare. Oh, un soggetto in fin di conto, mi sì, so... Sì, che la dà da qualche piegatore. Che qualche cane per un po' di famiglia a strema un brillante come cane chi è? Sai lo che finisce per scaudere? Oh, io faccio questa fredda stamattina, mi stai le mani in camisa. Non lascia il Santa Paz. San Blasa scappa in colpa e le tende se conta un manicomio. Se chi era insiste ancora, lei rompa scatole. Già, perché lei sempre stai da testas come me? Perché lei sempre stai fino in civile? Mi sa che no! Cosa non mi si fa a camia, eh? E per spostrei la porta. A me! Hai mai niente la mia fame? La figura farei! E la farai in me? Prima di avere tanta superbia, bisognerebbe prima. Paga i pagrei, lo che bene, mi andremo mai più a servirmi da chi è. Non farà neanche lo stanno. Credo che anche per te sia la persona di giurare, eh. Ecco, alle parei, a fin di conto. A fin di conto. Cosa ieri? Cosa ieri? Alle che sono Maria l'imbalota. Che bene l'onore a Treveria. Che insolente. Alle insolente, sì. Cosa che volia, eh? Ah, sei in Agaburia dei Marialini. Oh! So. Quale bel partì! Funda del Baratè, però fermo. Era che le signore, ma poi... Sì, ma... scusa, ma sarà pure che vada a trovare? Già, le vera, io ancora neanche al caffè. Però mia mostra pura quei cose. Ah, fava mai bene quella baracca lì. Le veia come tutti, ma le veia, mi piccare...
sta mostra sì che qualunque cosa. A lei la mostra al mio pare. Oh. Si può? Oh. La usa come datore. La usa come datore. La usa come cap di visione. Avanti, avanti. Rea, madame Travers. Oh, commendatore. Gli è bello l'ora del verino. Io mi bello l'ora del verino. La mia finestra due troverò pure sì, che non si travetta. Ah, sì, signori, dovrei già essere fissi, ma cosa bello stamattina alla mia gente, alla trattenume, e poi mi arriva a me un malore. Al malore? Sì, signori, io ho perduto le carte. Ah, le fa niente. Qualcosa. Non è per te senso il commendatore. Ma che gente, sta benedetta donna, non vuole mai la se ne parla. Che cosa più esiste il commendatore? Casa comoda? Sì, casa comoda, casa comoda. Scusa, madame, se sono venuto a desranger così buon'ora. Desrangeo? Lo prego, commendatore. Chi è la desrangia mai? Oh, sicuramente, commendatore, chi è la desrangia mai? Grazie. Je vous ne prima d'andare agli uffici perché gli è tanto da te e se ne se potremmo ancora venire a ca prima da stasera. Oh sì, commendatore, che era l'unico cui che travaglio molto bene. Ancora, al cap session è giusto al somo, si travetta. Aspirà alla giornata vacanza per festeggiare in famiglia la Cruz Calandaia. All'andare la Cruz? Sicura, la via con la ne. Ah, fa ben piacere che si permia che l'avrà desco un mincione. L'avria dei fe la commissione a son marì, ma anche che la verrà forse fino a ca prima da stasera. Già, sarà difficile che pensa più diverse. Sarebbe stato troppo tardi per chi l'ha prontesse. Ma cosa che lei? L'altro di a discorrendo, chi l'ha? Alla manifestame piacere d'andare al Teatro Regio e mi io portai sì una ciao al palco per stasera. Una ciao al palco? Cospetto, insomma mai andai al Teatro Regio non gli altri. In palco ancora. Qualche volta sono andata al Giardino Rossini. E lo ringrazio tanto, commendatore. Ma bisogna andare a dire un'altra. E chi è la le piace tanto bene? Il suo ben riconoscente. Sì, insomma, ben riconoscente. Salute, è così la ciao. A lei al terzo anno. Cugliumbaris, ma il Teatro Reggio io senti dire che s'andasia plus. E se mi, come che sì, ma lei che... A lei fa niente. Non la sa mai parlare. Se mi permette, magari a piedi. Farà un gran onore. Sì, sul commendatore, farà un gran onore. Commendatore, scusa, ma se l'avesse la bontà d'accordarmi ancora un momento, io avrei bisogno di parlare. Sì, sono sicuro di madame Gardini. Cosa posso dire? E vuoi parlare per la tua gratificazione? Ah, va bene, allora mi scappo. Andasella mi fissi, passa dalla mia saltoia di cadena picca in presa e poi dal coiffeur a avvertirlo che venga per me a sicure stasera, nem più tardi. Oddio, io mi sta a porta poi, l'altra porta chiusa. Basta, mi curerò. Cura? Commendatore, il lui riverisco. Sì. Prosperità. Prosperità. Grazie. Madame, ma cosa può essere utile? Che scusa sia abuso sua bontà, ma chi è la lei d'antica conoscenza, per quasi di un'antica amica di famiglia? Ah, non dire più, le parei. Io ho sempre conosciuto generoso. Io non prego, io vorrei ben poter dimostrare mia amicizia. Ah, chi è la niente più facile. Come? Sa che mio marito aspetta una promozione, ha promesso varie volte una gratificazione. Ai. Travetta non è un'aquila, e lo so bene. Insomma, però le pepà una bestia pianta, sono sicura che fra gli impiegati agnai e qui cano su a te. Ah, questo sì. Alle piano zero, in buona volontà, travaglia come tutto, e a me spinia che qualche incoraggiamento lo merita. Sua Maria l'ha un po' impiegato, ma io niente da dire. Però fino adesso non sempre fai di torte, più tagli tanti da altri che valgono meno che chi è. Madame, quelle cose lì bisogna vedere da usare per poter giudicare. Dio pa che non passa mai nessun torto, nessuna ingiustizia. Ma alle che certe esigenze e servizi, hai certe ragioni che non capisco per la smianza, un favoritismo certe volte non è. Alla che quel buon uomo alla mai avuto nessuna raccomandazione, alla mai sapeva di essere in evidenza. Alla è una duratura, un ciarlatano, come fai a Ternans?
Badeschi è il commendatore, sarà la nostra provvidenza e a fare la carità proteggio. E so che tanta promozione come la gratificazione a dipende da chi è la fede. Da me, fino a una certa mera, ma oh. Io volia ben che fosse vera, ma mia buona volontà basta ne. Son marito, alla cudica e fan la guerra, e belle sue capsessioni, che lo dico chi la madama, ma mi raccomando, che sia come se l'avessi ne parlato. Oh, ma però stai tranquilla. Ebbene, so capo attenzione, alle prime a fare conto. Oh, col birbat, cos'è lo pecchiere? Veramente, poi cosa buona. Una bestia che l'andai in canassa, forse da due le quarte, le quinte. Madame. E che le pussa, perché che le è il cugino, dal cugnato al segretario. Madame, c'è, per carità, arriva gente. E qui ci fermiamo perché non possiamo farvi vedere tutto il travette. Lasciamo anche un po' la fantasia e abbiamo cercato alcune scene che non potevamo ricreare, le abbiamo ricreate con dei video. E ringrazio tantissimo il Centro Studi Anna Peyron che lo dirige, Davide Giovanni Netti che ha montato questi video, perché ci abbiamo lavorato e naturalmente gli attori, perché ci stiamo lavorando da un mese per creare una bella serata. Ringrazio ancora il presidente, il direttore del Teatro Stabile per questa opportunità straordinaria che questa sera abbiamo. Ecco, dicevo appunto, abbiamo tre momenti filmati. Questo è il primo. Siamo appunto a casa Travette, a un certo punto arriva Pauline, il socio di Giacchetta, del panettiere, e succede una scena abbastanza curiosa, secondo me molto divertente. Va per cercare di incontrare appunto Marianin, la figlia di Travette, perché Giacchetta ha cercato di organizzare questo incontro. Vediamo il filmato. In avanti, sacerdote! Piacere naso! Ma che manca l'onore! Ah, sì, madamina! Che un po' d'animo di missione sciusa, ma non lo sapevi! Cerea, madama! Saluta, Pabianca! Basta. Che guarda lì, tota Pauline, monsieur Marianin. No, aspetta, tota Marianin, monsieur Pauline. Su mamni giù, su, al mes. Insieme a Giacchetta, cioè insieme a me, Sacchetta si mette che insieme attaccava sua imbecillità, sapina parlè. Il presento mio socio, Pauline? Sono sì. Alcun aspetto. Sì, c'è una vista. A lei un bravo fiel. E a smienà un malet cobel. Mi fa sdapare, damare, e ne rispondo. Adesso vai che sto matas, apre per chi la mutu vende stima, ma diria qui, apreva anche, apreva, s'apreva, apreva, apreva di tutti che mi sono così, Sì, non che dice a cattare. Ma scappa niente, valere! Le cadreghe! Vedete due cadreghe delle sì! Capite la cadreghe? Perché c'è San Farfu? Parla tu con coraggio e dice che cosa? Io devo sapere parla di me, no? Un momento, adesso parlo. Tota? Monsieur? Noi altri siamo venuti a disturbarla. Oh, cosa dirlo? Sì, anim. Ma vedla! Vedla, all'era in peschi desiderava e anche! Fa freddo! Cosa? Un momento desiderante era il 2002, una registrazione fatta al Teatro Giacosa di Ivrea con la regia di Oliviero Corbetta. Mario era Travette. Beh, avete riconosciuto anche Mario Zucca, che era sempre Giacchetta. C'era tua figlia, Mario. Marianin, sì, Marianin.
l'abbiamo riconosciuta nella figlia appunto di Travette. Qui chiudiamo il primo atto ed entriamo nel secondo atto. Siamo al ministero, ci sono gli impiegati, i colleghi di Travette e c'è il Capsession, cattivissimo Capsession, qui interpretato da un eccellente, grandissimo Renzo Lori. Questa è la registrazione Rai con la regia di Massimo Scaglione del 1982, dove il protagonista, il Travette, era Gibo Farassino. Vediamo questa scena che è l'inizio del secondo atto, sono la scena 1, 2 e 3 e poi proseguiamo con la nostra lettura. Dai un po' siero lì. Io non curo libera. Oh, sì. Meno male. E la via paura non arriva in tempo a scrivere. Ah, al capsi su. Alle così pedante mi manderei a chi la fece scrivere. Due fissi. E la piaga sociale. A me sì. A pietrificarsi tutto l'or per due miserabili mila lire. A sto vero travaglietti. Mi? E te? Cosa io non ne ho si giornata stamattina? Niente. No. E le sia io annunci. La parte più amusante. Asta una sigarata da me. Sì. Grazie. Il giornale dice che il teatro Regia va niente. Ma la pator. Chi c'è già stai? O meno. Alla sai rendo ma sempre una partita per il padre butta per rock. Mi. E su una buoname, ma. Pa per lo spettacolo. No, hai una ballarinota lì da scuola che mi protegge con gli applausi. Costa ne molto bene. Poi è già regalai un sonet che lei fai mi e tu i pacchetti di caramelle. E chi la? E chi la? Ci tu, scandale, su, ma non è Monsieur Travet. Ah, oh, per adesso la gravità di Monsieur Travet ha per neanche essere compromessa. Eh? Alle cura nanne. Cosa? Alle cura nanne? A stura sì, Monsieur Travet? Al modello ad esattessa. Possibile. Oh, propri, ha bisogno che sia capitato qualcosa a serio. Io ho paura che l'abbia avuto un accidente. Cosa fonne, bene sì. C'ha la sigala in bocca. Signori, a svempare fissi di riapparfumare. No, signora, a lei che non vi ha fatto male i denti e sono fermato in un momento. E mi era per parlare a Monsieur Travette e lo aspettava. Lo aspettava, ma come? E lo forse che ancora non è. Io ancora non vedo. Cospetto. Hai in cura nem, neanche so capel. Ma su sì, a lei inaudito. A lei d'una negligenza diria un po' troppa. A passeggiare d'un quart d'ora al massimo da tolleranza. Capace a piacere, siamo tu, canciamo le sì. Sì, mi, sur cavaliere. Joan? Sì, signor. Joan, più libero, portelo sempre da là, a mia stanza. Sì. Cui che i sun e diriai, cui che sun neng e sun neng. Signori, e portai il travaglio. Chi è il mosserista? Ciam pardon, che permetta, sor cavalier, che prima parlo delle cose noiose, parlo delle cose belle, quelle che fan piesi. Mio ancora darà le greme con chiel per la crusca l'andaie. Oh, pa niente, pa niente. Cosa distro? Ma le sicura che chi ha la smerita molto ben lepi? Oh, certo! E quella lì è una delle poche crusca si ustaite e bindaite. Sì, sua eccellenza si degnasse da gradime debol servizi. A me stame una marca che ma proprio diria, come che diria... Come vume? Giusta, come vume. Perché è più spontaneo. Lora sa bene i tanti che la ciamo. Mi dio guarda io faccia male, ne? Anzi, mi pensava gnanca. Oh, io pensavo ben tutti per chiel. Tutto il mondo disia, com'elo che non ancora ne dai la cruz. Com'elo? Ma da buon. Oh, sicura, sur cavaliere. E in tutte le fissi alla fai tempiase i rum. Tanto che mi, interpretando la volontà generale, io doverna una sottoscrizione per presentare noi altri, so felici, subordina, una cruz. Hanno attestato nostra stima e nostra affezione. Alla fait long, chien. Sì, signor, sur cavalier. E mi e son sottoscrivume belle per al prim, sur cavalier. Signori, me cari, lor long calam fait, io sicuro mic... Mi pesnen esprimie mia... Ah, ma m'narcurdrai, ne? Oh, vedran se m'narcurdrai. Intanto...
La via portai si travai per anche la via segnai, tizio Simo. E penso che è un po' troppo, l'ora son giù. E se ben mi lunga l'ora la malsan cabugia, e diria. E ben, capia ste due pratiche, mo si risca. E chiamo se tu ste due altre pratiche, con due lettere a prun a snagau. E rest, e lo domalò, a mo si travet. Quanca venga, mo si travet. Come lo mando sempre da là. Sì, signor, sur cavaliere. Io manco romanè, sur cavaliere. Cavaliere. Oh, Travet, finalmente lo arrivò. Monsieur. Monsieur, che città. Non è dico che mi aspettava. Sì, signore, io andasia dal momento. Ma è solo che è un po' tempo che Piel ha negligenza, e diria, so dovere. Ah, ma smia che... Ah, devo smia e niente che la sa parlare so superiore, mentre che aspira alla promozione. Mentre che benignamente spensava Piel per di favori. I diria eccessionali, che al con sua condotta se la dimostra incompetente. Capirotta. No, signore, ma... basta. Oddio, che pazienza che va. Per anche chi ha la conta, come assente. Pazienza. C'è. Ma smusse. Che comanda? Ma sa scanare un facciami. Senza di niente. Il suo padre, il suo manfredame stamattina, cosa ve lo che dia? Ma manco sti spardon. Ah, sti spardon, che scusa, non sapia né pardon. Ah, lo sapia, ne? Avanti, candaga con la sta. Con la sta? Sì, con la sta, le gioio. Alla via del provvedune, a portemolo stamattina. Sì, signor, ma... E lo calavria ne fa? Oh, sì, sì, che sfigura che sono stato là fino a mezzo a volta, stanno per finirlo. Ah, la fai tanto bene. E allora candaga, sì. E a lei, che mi... Adesso sai che io è una benedetta masna. Ma cosa vuol dire con l'uomo? Con l'uomo la trova col papè e alla fine tante. Tante occhi. Okay. Cosa la fine? Tante occhi. Mi se ben che non facessi, ma sono delle storie a mia con te amico. Ti assicuro che la fine d'occhi. Ma che sta cacciato tra me, basta. Aver mai detto che chi è? Alla ben fatta il suo dovere? Un travai che apprezzava? Che mi stesse personalmente la via raccomandai, ma le quasi diria a minzionese di me. Oh, ma va tutto bene, pas problème. Va bene, Travet, e saprei ben mi come regolere. Ma che persuada? Ma che vada a so cancello, oh, basta. Mia classificazione le belle candaita. Come sbriga un po' presa col portavai che io dai. Sì, signore. Ok. Ayemira un nuovo impiegato. Gli ho assegnato con la scrivania là e l'ho butto sotto sua sorveglianza. Ma entra come aspirante al volontariato nel giorno che a me sta mi raccomandà. E chi è? Aiuserà di riguardo. I mancrenen. Andiamo a travagliare. Pazienza. Sul comendato. Tre, cavaliere. Andò sia giusta a trovare. Ma che tenia si unga, non bisogna mica comanda. E ve parlei le promozioni e le gratificazioni. Ah, non c'è esaminato le proposte che io trasmetto a Magadez? Sì, signore. E sono tutti prima che l'abbia tenuto conto della raccomandazione che l'avrei fatto. Ma cosa mai? Ecco il povero Travetta, smentiamo il piano. Oh, no, signore, no. Chi è da dismentiamo? Io la salvo, diria, andare era apposta. Perché? E sono niente di tutto contento a te. Le porta anche alla negligenza. Stamattina, a dovia portare una stat che la via raccomandai e personalmente, vivamente, ma non importava niente. E oltre a loro, le arrivano i fissi, tardi come te. No, la tardanza è da cagnone colpa, perché è a causa mia che la tardava. E lo prego di considerarlo come prima del tempo. No, va bene, se c'è chi la comanda. No, io lo comando lei. Io lo prego.
Vabbè, su, dimmi che pensa che certe sì, signor, ingiustizie affancati le fede. E alle perlon che credo che alle tempe rende giustizia con bravo, che fino adesso li stai disconosciuto. Ma come? Ma... Sì, sì, belle chi è il cavaliere, eh? Alle la sassi ingannè, o da un'antipatia, o da fausa di relazione. Ma cavaliere, come la tua? E metti un coso, un principio, la via poca stima per l'impiegato. Ma io avevo occasione di conoscere Pita d'Ausin, che ho visto che è un galantone, pieno di una volontà, e mi smiando comunque che sia degno di essere proposto per la promozione che hai e per la gratificazione. Ma se chi è la cor, se chi è la aver, mi sono a disposizione. Ma il diavolo è che a quel posto in Ammiria ha lanciato posti a Naut, è il segretario generale, alla via già quasi dai la sua parola. Quanto alla gratificazione, sapete che hai poco fondo disponibile. E Gavella, a Mutua Rusca, a Saria Feia, con i bravi, fieri, e diria intorno al festa. Cosa? Quei due che fanno niente d'altro che fumè e scaldesse e tacca la stua? No, no, cavaliere, come cancro, le me che arrangiolo. Ah, Saria, la maniera da gestire. Hai fatto un bel posto in Sicilia, potrei mandare tra me. Bel vantaggio che faria. Un povero padre di famiglia manderlo fino alla giù. No, 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 che pensa che troverà qualcosa di meglio. È permesso? No, madama. Sul commendatore. La riverissimo. Che venga a Nanzo, che si accomoda vicino al feu. A fare un tempasso stamattina. Grazie. È veramente un po' di feu a fare andare a spiazzire. Comando più niente da me, commendatore. No, signore. Cavate per lui. Grazie, riverissimo, madama. Riverisco. Il suo menù per dire due parole a me uomo. Arriva giusto in tempo. Il suo pupame e zoa fe. E io buone speranze da lei. Oh, per la promozione del travet? Sì, signore. Oh, io lo ringrazio tanto, che era le nostre benefatture. E mi interessa molto a Chila e a sua masnà. Mm. Ah, mi ricordo dove l'hai vista Chila, alta parete. E d'altronde travet a suo merito. E poi stai già dire qualcosa, beh, Marie? Alle me che hai chiesa niente, che lì è tanto un buon uomo che è capace di andarlo a blatterè e di la cosa alle segreta e via le faccio cariesa. Chi farà come cadis? Travetta alle linee, su cancelca travaia. Adesso diciamo. Grazie. Monsieur Travet. Sul comandatore. Sì, che venga a fare un momento, io sono signora che per parlare. Ah, subito, subito. Cerea, madama, svedumma stasera. Sì, signor, io vengo l'ora del velino. Sesto sì, cos'è ieri un neo? È che io bisogna di... Da tne? E da tne, sì. Per cosa fene? Ha manca tante cose questa sera. Io ho una coiffure, ha bisogno di una piaina. Io da pie i guanti, io bisogna di una ventaglia. Ma si che nasa ventaglia? Oh sì, bella strass. Io andrei qua da te con lui. Oh santa pazienza, lei che mi viene anche a vincentesimo. Possibile. E io vi ancora quattrire se del sol, ma l'abbiamo un momento fa per una sottoscrizione. Ah. Anzi, gli devo ancora quattro soldi. La spacco il soldo a te. Mi nomi? Oh, ma... Come fai? Beh, la coiffura che tu manchi la paga nel subito, spero manca la dago a credit, ma hai i guanti, 50 sol per me e 35 per te. Si inclina almeno una ventaglia e poi la vettura. La vettura? Eh già, questo andè a per la fioca, lontano come suma dal teatro. E la cittadina andè a tournée a sub 2 lire e poi la stu per il piede d'entrata. Ma mi si ricorda che divertimento caro. E si andè su me? Bravo, ti, bella figura. Costava studiare al commendatore. Il nome è perché che suma da spianta dunque io ma neanche un sol. Ma tu andè a stampetti di quei dne. Hai è per una maniera. Ah sì? Quale? E tras tuo mostradore. Mia mostra? E potuma angagela, tanto è una baracca che va mai bene. Oh, Rosa, ti tanciavi lì in gran sacrifici. Sta mostra è la sola cosa che mi resta a me pare. Quando chi la temo un man, chi la guardo, ma smia ancora tutto chi è come era nei suoi ultimi anni, e ma smia ancora tutto il suo ritmo, come un suo ridia.
Se preme da sta mostra, le grandi spese. Ma per un po' che tempo. No, no, no. Ai primi neghiando, ma subito a desgagere. Sì, la roba capire la strada al monte a pietà, a trova più neanche da venire a casa. Ma io, ma più che da altre maniere, ti avessi stato con un muro. Vostro la sei cattiva figura tua funna, felati. Pazienza, allora. A belle lacrime io e a questa chiamere. Ai sarei non è now. Un'altra roba, da un piacere al tuo posto. No, beh, sarei me brasa a lei, ma bisogna che l'ubita stasera. Allora hai capito, te. A un momento, chissà se la rivedrò ancora. Te, piglia, porta via, presto. Sagrinte, ne, che presto, gli affè andrà meglio. Oh, sì, che sono ben al camminare. Sul commentatore non fa un grande onore a me al teatro, non sappiamo chi è. Ma se sapesse l'onca custa. La mente ne è, presti benedirás l'ora e il momento che la butta a becca nostra commendatore. Cosa vuoi studiare? Niente, cosa ancora ne parli, ma ti ripeto che sa grigene che da sì quei dì ti avrasa gran piacere. Beh, adesso è cura muta pietà. Ciao, ne? Ciao. Chissà cosa voglia dire chi lì. Come che sono anche messe male me a fe, se ne è anche piacere chi deve aspettare. Non sarei mai più dubbio che mia carriera sia stata così valorosa. Il suo fama con culo mostra, ma smia che si partire da me tutte le mie speranze e tutti i miei coraggi. Con tutti i miei travagli, chi abbia da carpe miserabili, parei, la Santa Antagnusti e la mia povera famiglia. E Giacotta, chi è sì, a se fasse signor miracolo, ma la via non torna stamattina quando cam disia tutte quelle cose. Ma penso mai un po' non a tutti l'uomo, andiamo a travagliare. Terza, scena quinta. Oh, sul commendatore! Rea, me l'ha già pronta, madama, ma chi l'ha? Le sattossa in persona. Gli aveva paura su per lo spettè? No, io ho tutti i tempi. Brigida, come sempre, piena vittura. No, calassa, io piane mica una. Avete assunto che aspetta. Commendatore, chi ha le troppe gentili, chi ha mortifica. Oh sì, chi ha mortifica. Ma lo fai cambiare. Calassa un po'. Io mangio tante obbligazioni per schiere. Ma niente tu. Oh sì signor, il solo che è disposto a fare per lui. Che bestia. Sicura, calassa che come si esprime è tutta mia riconoscenza. Ma per cosa? Oh, so tutto, si interessa per mia promozione, per mia gratificazione, e non farà un... Parliamo un po' nel domenica, eh. Ma è possibile che sti impiegati a farlo niente d'altro? Travete le bobeche di vade vestite, che fase deve aspettare. Ah, è vero, sì. La scusa sul commendatore vade, mi raccomando, io torno a dire qualche gufaria. Madama... La via pregara di ancora niente, suo marito. Sì, signor, e io capisco bene, come perdo il talma, io ho veduto un momento che era così abbattuto, così scoraggiato, che perdei un po' d'animo, io la sai entrare di qualche speranza. Come natura, credo che sarà molto bene gente stasera a teatro. Ah, no, te scalicare le vee, le piene tutte le sere. No, e saranno magnifiche tue lette. Avrei cresce che mi posne feie vai riunur, commendatore. Oh, la prego, chi la va benissimo così? Da buon? Trovlo che passa? Ad mia, la tua lette è buonissima così. Del resto mi mantendo niente da queste cose lì. Ecco, mi sono già bene che pronte, A sto tutto travetto. Ma spia che sì. I guanti? A sto piaia i guanti? Sì, sì, anta capelli. La giacca? Sì, la sacoccia. Allora, andiamo. Andiamo a pranzo. E qua ci rifermiamo, loro adesso vanno a teatro. E cosa succede? Succedono tantissime cose a casa Travette. Brigida apre prima a Giacchetta con Paolino per farlo incontrare a Marianin. E poi arriva anche Barbarotti. Barbarotti arriva con del patè e con due bottiglie di vino. Lo vediamo tutto questo in un video, l'ultimo video, sempre per la regia di Massimo Scaglione, sempre quell'edizione dell'82. Vedrete altri attori, mi piace ricordare Vittorio Lottero tra quelli che adesso vedremo, e soprattutto rivedrete Mario Brusa nella parte di Barbarotti. Vediamo questo filmato e poi proseguiamo con la lettura. Gioia!
Si può parlare. Sì, sono le due butte e il patè. Sì, sì, camada in cucina, camada in là. No, 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 mi vado a dire la torta, camada in me, chi vado a cucina. No, 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 camada. Sì, è già la tavola bella e pronta, alle me chi sta così. Bravo, la torta per vedere da zà da momento là. È previsto il caso, la troverà giusta persona e calampiasi per lei. Uè, monsi Barbarot, ma che lei gira? Neanche per sogno. Il nome di invitati. Invitati? Sì, veramente sono invitati da loro, ma la fa Franklin stessa, eh? E lei lascia la porta aperta. Da si momento saranno sì. Vado mia sarei alla porta. Neanche per sé. E pensa neanche. Chi la perdria? Sentire. Sentire? Oh già. Ma lo sa chi che sono gli invitati da stasera? No? Non so già che te, Paolin. Quando me ne via senza lei combina tutto. Cosa vuoi fare, da tutta? E io un mio progetto. Sì, ma se poi avvanessi... Stacci tu! Io sarà come al croc. Adesso io più niente per entrare in 30 senza sono il giochino. Brava, sei una figlia svicia. E la tota? Alle da là? Alle al 40, lo sa che passiamo la serata, no, sì? No, signor, io pa' ancora avuto tempo a dire niente. Oddio, basta che su fenda ne. Ah, le facile. Alla già fame un toc di una brucca. Un suo giacchetta? Sono sì con Paolin e con Monsi Barbarotte. Cioè. Ma... Astura, papà e mamma gli sono lei. Cosa accadono? Dovrei parlare, eh. Oh, no, 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 che ne vado, per carità, che ne vado. Tota. No, 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 io non sento niente. Brigida, ti mi stupi su bene. E cardiana brava figlia. Ma Tota... A tutto sì, a Tota le do. Io lo dico per l'ultima volta, signori. Che ne vado, se no mi vado a usare la mia stanza. Ma Tota, che mi perdo una caccarda, mi viglia. Stacci tu, Cassagita, e insomma sì, per combinare le nozze con Paolino. Che senta, musso giacchetta, mi su una povera figlia, che l'ha mai vis niente dal mondo, mai su franca, e quanca strata me un urle parole manco ne. Sì, mi sposeria volentiera su Paolino. Ah, oh, Tota. Non svenire, boburì. Ma il mio dovere adesso le ne ricevi. Mio già scutai e fin da troppo. Oh, Tota, mi scappo, so mi scappo. Ma sono già sì. Ma mi fa spirare la tempa a file. Come te, mi mastromo sotto la folla. Mio pensava che siccome ne chi è ne madama la viu di sna, il la viu si na magari a volontè. Prova, le avevo una bella idea. E vedo un po' sì, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è. Un po' a te? Un patè. E com'è la caia un patè un mio co? Voglio vi piolo. Alla dame non è così. Ma così, che così? Ma sì, sa ben, con lui che io già parlai ne tante volte. Col cale garçon a col sauti sei. Ricordo una chiave, dorvi buca lì insieme. Insomma, da, doma là, come le cale sei insieme alla tavola, so sì. Mio, pensate, lo tastè a lui. Lui freida, deve essere nemmeno male. Non cale sicuro che... Santa Bogodora, è nasa. Bel ne fiero. A me, quasi quasi, lascio tirare. E te, Rosa, con una dislook? No, 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 per me non è veglia. Come da torme, si anche lei soffre in un buco. No, grazie. Allora, se permette... Che si accomoda, grazie. Brigi da un cutel che vada a Sagnello. Sì, sì. Ignazio. Sì, quella turca, scusa. E noi, Isabel Madama, magari San Caminuma. Ecco, cavallo, cavallo. Se a chi è la gliene è troppo incomodo, eh? Niente, vai, mi arriverò mai giusta per il tempo. Buon divertimento. Prego. Ehi! Cos'ero, si sutta? Niente, niente, deve essere gatti a usini. Che cacchio, quel cosca la bugiacca la cria? No, un ladder, un ladder? Bene, si sutta. Ma dove un po'? Monsi Barbarò. Messi implica. Cosa fanno lì sutta? Niente, e passava. Sutta la tavola. Quarta at. Glielo fosse travetti? Sì, signor. Quelle pratiche la pesca di mie? Quasi tutte, ne ancora sì, due o tre. Se preparerei. Qualche Italia al travaglio che venga sia fatta, chi alla me lo finisse, e diria mai a te. Che scusa? Oh, basta, mai a te. Basta, sì, basta. Basta. Con la stato, con la... Alla puoi farlo finalmente? Sì, signor, io ho passato tutta la vita. Ma mi diciamo lei, sa travaglia da dritto da di. Mi basta ma che il travaglio a sia fight. Sì. Cavaliere, alle chi è il chiusurco? Oh, e sono assurdi in comendatura. Sì, alle chi è il cavaliere?
ti devo dire grazie, vero? A cosa? Il capisco pace? Vengo a destra al segretario generale. Ma prima che il segretario generale, ma non è saccia a me. Il suo che all'estai e chi è? Mi? Oh, per essere. Ah, sì, per ragione di figli. Per ragione della tua malignità. Calendai ti sparcio i calunnie su me punto. Ma commendatore, lo assicuro. Il calunnie che tutta mia condotta, che l'integrità di tutta mia vita, vado via, rende impossibile a credere. Eppure no. Per quanto io sia stato onesto, abbasta un cianfutro che inventa una volta un russo, uno spunto, che tu ti hai cotto. Ma mi mai hai inventato niente? Ah, vedo che le stai chiedendo a parlare. Ma l'ho parlato io te. Ma io curso le vus per le fissi e mi hai anzi combattuto. Quelle vus saranno andate fino dal segretario generale. Le apparenze d'altronde. So, impressement troppo marcato, diria, per quello impiegato. Venne ni sua punna bene sì. Sapei che chiela accompagnava a teatro. E cosa sai, nemi? Al mondo è così grande. Sì, e chiela ne esempi. Il povero diavolo. Allora io non pianto. Il segretario generale ha deciso di mandare un Sicilia. No, cavata pure. Con la soddisfazione d'aver fatto una bella azione. Sa comanda più niente, comanda tu. Oh, mio povero, e sono rinato, e sono disperato. Avevo mia morte, a suo commendatore, lo vera calati medesi, al capsession, avevo mandato in Sicilia, mi, ma tanta ha cambiato addirittura a mesa una strada, che mi dio, che carpa lì come un cane, di 32 anni di servizio onorario, che mi muovo ne, che mi dava ogni gratificazione, pazienza, ma che mi lascio mai ben benessita nel mio paese, sui miei cancelli. Cascarma. Sono commendatore B, ma il comando chiede, che mi salva per amor di Dio, e a mia famiglia cosa chiede fene? Comando ma sta, avendo anche per spabucenda, sì. Sono commendatore, per carità, che ha dimostrato benevolenza, che era la mia dame e sua protezione. Ma niente tutto, mi regolava per schiere come per tutti gli altri. Sì, signor, ma mia fumna, ma via dimmi. La sua fumna è una fola, e che era pure a te. Insomma, lo devo in gran parte a chi è lui stesso. A me? Io giuro che io fai niente, che sono innocente. Alla ciacciarà ancora a posto. Mi? E cosa ti ho detto? Sì, alla co compromettume mi. Adesso io assicuro che non fa ben bene, insomma, ma è più spegnente per chi è. E se intercedesse a suo favore, gli faria più mal che ben. Ma come chi è? Ma come suona fare? Era così grazioso con me. Ma cosa ti fai? Cosa che le arrivai? Attaria la testa di tutta la mia raia. Arriva giusto a tempo. Che venga sì. Che venga sì che mi risponda. Ehi, pian, monsieur. Monsieur Travaglio, cosa fa? Cosa per chi è? Che la realterà, chi è l'inghiria, alle porre chi è? Che risponda. Che vada l'invia, loro. Che vada l'invia, e voi che sento, sì. Monsieur Mutuma, ma dimmi, ma che adesso un po' picciaira. Un'ingiuria che chiara ma dime coperta mesura fa. Da già che chiara le pnu, mi le piune come un simutun che le maxo portavoce, ma i vengo a c'è meglio le spiegazioni direttamente a chi è. Ma che guarda come che parla, che guarda cosa che fa, non si trova, che non smette neanche mi superiore. Sì. E gli opinioni superiore, gli due uomini, di qua io ne ho offendo Claude gravemente al tuo loro. Che spiega c'hai? Quando la parlamento protesse un vergognoso e all'udito a me, pure illudì che sto povero vecchio che travagliava come un martire per questo dovere, avendì a suo onore. Ma che parlata? I vecchi si spiega! Ehi, fitti colpi! Ha scritto d'impulso a me? Ma era una tresca, evidente. Ah, una tresca, eh? E mi? Chi era un guisiard? Non si trova! E lo ripeto, un guisiard! Che guarda che sta parola a te costerà cara! Ma che costa un cavallo, io spurta tutto fino adesso. Io sempre china la testa e pega la schinga. E loro hanno creduto che fissa per me sveglia ogni sorta torta. A sto povero diavolo con la via in ogni maniera difense.
finché non mi ha offenduto interesse e il clavor proprio, sono stai ciuto. Io ho detto pazienza, tutta questa parola era diventata molto. Pazienza! Loro l'hanno pensato a potermi addirittura con te, come pensa il col per scarpiseme e offendere anche l'uomo onesta al pizzacro, l'onore. Ma non è no che non sopporto più niente per Dio, e vengo Dio che mi onore, e il mio onore va perché il so, adionatore con i potenti, insolente con i deboli, vile e miserabili. Con sé! E Dio che ne menti tu, che ne canegnatur e che ne imbalosci! Ne manca dos, no, no, aggiungi, signori, signori! Cantero via, smatta col, cacciamo di sé, che non passo, che non è fuori la porta! Abbia la paura, che adesso di e sue bombe nel fritano, e lo lascio a me. Non si trova, che venga più ragnanca, mai pia più te soppesi in dritta. I vanno da stupasa a finire a porta, a chi di dovere? Chiel a per considerare come destituì da stu momento. Destituì. Destituì. Ebbene, pazienza. Né io che la stessa disonore, io andrò a ciamare la limosina. Fin del quartat. Quinta e ultimat. La stanza del primat. Coraggio, coraggio, che diavolo. Ma bisogna pas spazio da preparare. A lupa fa il suo dovere. Sua coscienza è tranquilla, dunque che sagrina ne. Che arrest e pensare alla provvidenza. Eh sì, che era la bel dì, ma come che mantenere la mia famiglia adesso? La maniera le cervelle trova. Ah sì? Mi è bisogno di non cantare i liberi, che fa sa quel poca corrispondenza e che regola i conti. Io vedo un uomo intelligente, fidato, onesto. E lo più chiede, e da cantarsi qui e di non calavia a sua impiega. Non li hai piena niente a tempo, e potrà ancora occuparsi dell'educazione, insomma, sna, non tempo in bisogno. Sì, e via lo associo per una città parte antichi. E a Nina d'Avei, 5-6.000 lire l'anno. Dico sul serio che la faria non. Accetto, 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 che ieri mi fu una bella sera. Come accetto? Aspetta che Camilla imparasse a dirlo, che è a sua fonna. No, 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 la calassa chi la prepara? Calassa fe da me. Travet, che bello che c'è già venuto dall'uffizio a Stura. Monsieur Giacchetta, tu da chi è, sì? Credo che abbia sapere troppo. No, signore, non abbia niente. Ieri sera gli fai tal mal e stamattina il suo amico a riparare. Io tornaccio a me, bella adesso sua marina manda in tutta Maria di per me Pauline. E alla fame l'onore. La cordella. Allora, dai. Cosa? Travet, hai tu sentito? Cosa ha visto? Mi è colpito. Ah, per dire no, che è quella che è la verità. Madama, io ben l'onore a Zavitella. Giacchetta, ha una sassi in campagna. Cosa ha visto che è lì? È l'occhiata nel matto o è l'utì che si è diventata fuori pianta? Mia cara Rosa, questo matrimonio è l'onca da salvene dalla miseria. Dalla miseria? Sì, già che t'ambia per sua segretaria, ma si cura dalle 5 alle 6.000 lire all'anno. Cosa? So segretari ti? Segretari del panate? Ma te fran girate la boccia o su un picchi sogno? Ti, l'impiegato regio? Ah, mia cara, io sono Pinen. Come? Il se Pinen impiegato? No. Oh, d'auta mi bella, e tu impieghi? Io perdono. Come? Io vedo di come in capo sessioni, sono scautami, sono la sabbia trasportè e insomma le cose sono andate che io e noi due ho bisogno che salta. E ti sas che fra il vaso a ferro e il tupin a terra è sempre il tupin che va in aria. Oh, cosa che sento! Dite la speclon, un uomo prudente come che vuoi essere ti. Ecco sì, le belle cose che sa fare un su. Sua famiglia l'abbiamo un tocco di pane a sicurare e ha bisogno che lo campa via per un puntino. Per fortuna che spero tu hai ancora la maniera della gela. Adesso tu vado. Tu avessi un infatti da quel capello a giuntere. Da chi vuoi sapere? Dal comendatore. Per cosa fai? Per ciò che rimedie traverso. Dal comendatore ti andrà a stare. Come? No. No? No. Ma Nassio! Il Dio che no. Travetta, gira da buon, eh? No, io comandavo me e vei essere di. Ma... Usa lui, alle tempi canta staccà
in fase a scutermi. Ma cosa fa l'utile, Susi? Spero che non sia, ma spiegherà. Le presta a spiegare. La protezione della funna per suo uomo a eccitare calore niente al mondo e a disonore al marito. Nascio, spero che sospetterà snella di me. No, mi conosco, ma il mondo è grande. E mi venendo, capisci, mi venendo a pensare di niente sul nostro conto. A tutti i resti è sempre c'è due punti, tanta la fisica che ha, ma per l'om che riguarda il nostro buon nome, io ho una volontà. Ti mi ricordo di semi il capatta mia e veiese ubidì. La travet, va nena in colera, e ti ubidrè. Ah, per me, forse è disrangio, ma siccome io ho una buona neva da te, monsieur Travet, e sono apprezzato a dirla per te. La buona neva? Ah, che hai paura che te sia, ma... Sì, signora, questa buona neva. Neva. E con l'inconveniente che è successo stamattina. Alle tutte rimediate. Sì, a dirlo. Da bu? Ah, a che maniera che le rimediate? Io parlami con il ministro, al cap session, alle nominate fuori a Turin. E che è? Alla con la promozione che hai ben. Da bu? Se fosse arrivato un momento prima, chissà, mi sarei magari la sa mettere, ma adesso mi trovo ligata alla mia parola. Dunque? Dunque, diciamo, ero anche ben a giubilazione e martiro. Per niente è torto. E mi, i da crasù un cross come bras, bravo, non si travette, a vedrà che sta mettere a me. Tanto più si vedrà la mia famiglia fortunata, che venga sì, Paolin, Marianin, absinthe. Deve le vostre mani e adesso gli siete spuse. Finalmente! Paolino, comincia a fare il regalo, nena, la sposa, ma al massetto. Spero che la riconoscerà. Oh, mia mostra! Mia povera mostra! Ma come mai che la chiede? Ma è semplice. E sono andato a Tasgagè e lo mi portai là. Ah, io speravo più neanche di andarla così presto. Oh, che piacere, alla dame una vera soddisfazione. Beh, 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 parlone più neanche. Ah, gli fa mie congratulazioni. E a mia che perché sta giornata finisce come una giornata meravigliosa. Sì, e credo di poter dire che da sto momento assun finie le miserie. Al monsieur Travet. Fine la miseria. Bellissimo regalo, viva Travet, viva Versezio, viva il Piemonte. Buona serata a tutti e viva la lingua piemontese.